Di nuovo insieme per una nuova puntata di Europa Domani. E andiamo a una buona notizia. Spesso stimolano il dibattito perché ad alcuni non piacciono e addirittura non piacciono ad alcune donne. Quello che è vero è che evidentemente le quote rosa stimolano il cambiamento. È sempre più alto infatti il numero di donne ai vertici delle imprese. Stando ai dati parziali pubblicati dalla Commissione, la presenza di donne nei consigli di amministrazione delle società europee quotate in borsa è salita al 15,8% contro il 13,7% di gennaio 2012. L'aumento interessa a tutti gli Stati membri dell'Unione, tranne Bulgaria, Polonia e Irlanda. L'aumento più forte si registra in Italia. Il dato fa seguito alla proposta della Commissione adottata il 14 novembre 2012 sull'equilibrio di genere nei CDA delle società quotate, che fissa come obiettivo una presenza femminile del 40% basata sul merito. L'uguaglianza di genere si deve applicare anche alle polizze assicurative. Sembra banale, ma questo è lo spirito che anima alcune recenti norme che impongono agli assicuratori di non variare il premio dello stesso prodotto assicurativo in base al sesso dell'assicurato. Il cambiamento è intervenuto dopo una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo la quale fare pagare a uomini e donne premi diversi esclusivamente sulla base del sesso è incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e per l'appunto con il principio della tariffazione unisex previsto dalla normativa dell'Unione Europea. E tra le altre cose, anche i prodotti assicurativi sono finiti nel mirino della Commissione europea, che ha stabilito che anche in questo settore sono ancora troppi gli ostacoli al commercio transfrontaliero. Per fare un esempio, oggi il livello del commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi non supera lo 0,6% dei premi nel settore delle assicurazioni auto. Il motivo è che ci sono troppe differenze nel diritto contrattuale dei singoli paesi e che è ancora troppo difficile reperire le informazioni. La Commissione europea ha dunque rivolto un invito a costituire un gruppo di esperti sul diritto dei contratti di assicurazione, che assisterà la Commissione nelle valutazioni. Sulla base della sua relazione, la Commissione deciderà se procedere a un'ulteriore analisi della questione. Poco fa abbiamo parlato di donne, donne che lavorano, donne che rivestono incarichi importanti. Un'altra categoria che paga in termini di occupazione la crisi corrente è quella dei giovani, per i quali tuttavia si fa sempre più concreta l'ipotesi di un sistema di garanzia. Con questa strategia si vuole che nessun giovane nell'Unione Europea rimanga senza un lavoro, un percorso di istruzione o un tirocinio per più di 4 mesi. Secondo l'Europarlamento, i sistemi di garanzia per i giovani dovrebbero poter accedere ai finanziamenti europei e in particolare al Fondo Sociale Europeo. E con questa notizia si conclude anche questo appuntamento con l'informazione dall'Unione Europea. Ricordate però che Europa Domani torna tutti i giorni su questo canale.